Oggi parliamo della cosiddetta qualifica FER, introdotta con il decreto legislativo 28/2011 per disciplinare l'attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Per intenderci, parliamo di quella vasta platea di impiantisti che operano su pompe di calore, impianti solari termici e fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici. La normativa stabilisce che siano automaticamente qualificati i soggetti abilitati ai sensi del DM 3708, però impone l'obbligo di seguire un aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni per poter mantenere questa qualifica. Pertanto, le imprese che operano nel Lazio dovranno far frequentare al proprio responsabile tecnico un corso di aggiornamento di 16 ore entro il 31/12/2019 per poter continuare ad operare su impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Vogliamo chiarire alcuni aspetti. Primo punto. Non è necessario che tutti gli operatori che intervengono nell'installazione e manutenzione di impianti FER seguono il corso di formazione. L'aggiornamento di 16 ore deve essere effettuato esclusivamente dal responsabile tecnico dell'azienda. Secondo punto, molto importante, perché i corsi siano validi ai fini della qualificazione FER, è necessario che siano tenuti da enti di formazione accreditati dalla Regione e che i programmi rispettino lo standard formativo approvato dalla Regione Lazio con la deliberazione di giunta numero 853 del dicembre 2016. Eventuali corsi di formazione proposti da soggetti che non rispettano questi requisiti non sono validi ai fini della qualifica FER. Terzo punto. Il decreto legislativo 28/2011 non sostituisce il DM 3708, per cui l'impresa abilitata in Camera di Commercio può continuare ad operare sugli impianti, ma soltanto se vuole operare su impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili deve qualificarsi con i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 28/2011. Per chiedere maggiori informazioni o per ricevere il programma dei corsi organizzati dalla CNA di Roma potete scrivere al mio indirizzo marongiu@cnapmi.com oppure visitare il nostro sito www.cnaroma.it.